Bella sì ragazzi, ben ritrovati nel canale Play Channel Italia. Oggi ragazzi, come promesso, cercando sempre di riuscire a stare con i tempi, oggi siamo qua con il quarto episodio di Minecraft i ragazzi. Le galline però le lasciamo stare. Allora ragazzi, come vi avevo promesso da l'ultima volta, vi avevo detto che tutte le costruzioni le avrei fatte con voi. E come potete vedere, possiamo dire, soltanto messo una parafitta per, possiamo dire, creare la nostra casa, e tutto il resto non l'ho toccato. Oggi in questo video vi farò un pochino vedere ancora un paio di cose, ragazzi. I primi video saranno molto dimostrativi per quanto riguarda il villo, così vi spiego un pochino le cose. E come potete vedere qua, adesso dovrò andare con l'accetta e distruggere tutto il resto e fare una base piana. E da quest'altri porti andiamo farci la nostra bellissima casa e a, possiamo dire, costruire qua in tondo tutte le, possiamo dire, creazioni, inteso farm e altre cose. Prima di andare avanti ragazzi, scusatemi per questo breve possiamo dire aggiornamento, ma più che altro per farvelo notare, sto cominciando a fare dei piccoli montaggi su determinate applicazioni come Vector. Nei commenti scrivetemi se volete altre tipologie di video così, dove sono video abbastanza semplici con della musica e qualche effetto. Non so se avete stato accorti ragazzi, per migliorare la qualità dei miei video ho deciso di cominciare a mettermi un pochino di impegno per quanto riguarda l'editing e cominciare a mettere qualche musichetta di sottofondo. Nei prossimi video, o anche questo, comincerò a fare dei tagli. Perché dei tagli, dite? Per il semplice motivo che certe volte certe parti dei video non sono interessanti, possono anche essere noiose, e le taglio per non farvi, possiamo dire, scazzare a guardare i miei video, perché questi miei video devono essere goduti fino all'ultimo nanosecondo, anzi perlomeno, cioè detto così, io lo faccio per voi, quindi non voglio cominciare a fare dei video dove sono scontati, dei video noiosi, ripetitivi, con tempi morti e tante altre cose. Quindi ragazzi, mi dispiace se all'inizio non sono stati il massimo, non saranno mai il massimo, però dato che è una cosa che faccio per voi e faccio anche per me, perché comunque è un hobby, cerco di farlo il migliore possibile per farvi godere un pochino. Un pochino di divertimento lo potete trovare nel mio canale, almeno questo è quello che voglio, possiamo dire, cercare di fare. Allora ragazzi, oggi faremo una cosa molto importante, che sarà quella di andare in miniera. In miniera per cosa? Sicuramente non per andare a raccogliere i fiorellini, ma sarà per andare a prendere qualche diamante. Quindi ragazzi, oggi speriamo di trovarne uno, non sono sicuro di riuscire a trovare, però farò del mio meglio per riuscirci. Allora, con me mi porterò due, anzi facciamo una cosa per essere un pochino più bravi, cerchiamo di, bravi, più che altro essere più organizzati, cerchiamo di mettere anche un piccone, eccoci qua un piccone, e per quanto riguarda le altre cose posso lasciare qua determinati oggetti che potranno essere soltanto persi se morirò in maniera atroce, cosa che vorrei tentare di non provare. Ok, andiamo su modalità difficult, se no non avrebbe senso giocarci, e ci si vede tra qualche secondo in miniera. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati in miniera, mi sono anche disintegrato perché dato che questa qua è la miniera, quella dove si deve saltare giù per arrivare, dato che io sono molto, possiamo dire, come si dice, non voglio lavorare, quindi farmi una
scala. Ho detto, beh, tanto c'è l'armatura, buttiamoci giù. E devo notare che me la sono anche spaccata, quindi sono anche molto più vulnerabile. Quindi veramente ho fatto un ottimo lavoro. Mettiamo un attimo questo controllo, che sennò qua me si sganza tutto. Eccoci qua ragazzi, che controlliamo subito un po' di iron, che ci farà sempre comodo in questa serie, perché l'iron, senza l'iron non si può fare niente, quindi no iron, no party, quindi hashtag no iron, no party. E andiamo a vedere un pochino qua com'è la situazione. Com'è la situazione? La situazione è piena zeppa di iron, iron da tutte le parti. È veramente uno tra gli elementi che serve di più, perché comunque la spada di iron è veramente potente, e anche tutti i materiali di iron sono fatti molto bene. Qua c'è uno zombie che mi vuole stuprare, aiuto, e qua io non riesco con il lag ad riuscire ad ucciderlo velocemente. Vuoi morire? No, usiamo il piccone perché non mi sono portato la spada. Mangiamo, è buono, e andiamo avanti qua. Adesso devo caricare anche il tablet, perché mi sono dimenticato di caricarlo. Quindi mettiamo in carica e andiamo avanti con la nostra avventura. Ok, qua c'è ancora qualcosa da raccogliere. Qua i diamanti e il ferro non verranno mai lasciati indietro da me, perché sono molto importanti. Là ho notato che c'è del legno, non so se l'ho messo io, però non mi interessa scoprirlo. Ok, qua stavo per morire ragazzi, perché mi è caduto addosso. Sono venuto anche senza torce, quindi ragazzi, ho fatto la scoperta del secolo. Ho fatto la scoperta del secolo, perché quel legno non ce l'avevo messo io, ma ho trovato una delle cose più importanti che potevo trovare in questa mappa, che è la fottutissima miniera abbandonata. Miniera abbandonata cosa vuol dire? Vuol dire materiali, materiali vuol dire vita, vita vuol dire proseguimento con questa bellissima serie, no scherzo. Però spero che possa piacervi, che possa farvi godere un pochino i vostri occhi e farvi passare un pochino di tempo, ovviamente. Qua ci sono gli zombie e abbiamo anche trovato dell'oro, grande ragazzi, quindi svolta anche per quanto riguarda l'oro. Cerco di stuprarti prima che tu stupri me, perché la legge del più forte deve essere eseguita, e così venne fatta giustizia. Non so cosa c'entra la giustizia, ma non portarmi addosso i mobs, perché non vorrei essere stuprato, come ho già detto. Ok, cerchiamo di prendere questo dannatissimo oro. L'oro ci serve per farci... Non so neanche, perché l'oro alla fine è un elemento inutile in Minecraft, perché tranne per farci il Nether Reactor, che sarebbe quello che ci farà, che ci porta, possiamo dire, a una specie di Nether, per, possiamo dire, fare qualcosa in più, non serve ad altro. Ho notato una sola cosa molto brutta, che io non mi sono portato torce, e quindi il video farà un pochino schifo, perché non posso farlo. Quindi ci si vede tra qualche secondo, che vado a prendere le mie fottutissime torce. Ed eccoci qua tornati dopo 2-3 anni di viaggio su e giù per cercare di prendere qualche torcia. E mi sono fatto anche una beata sword, perché la sword mi serviva, sennò veramente venivo arato in maniera cattiva dai mobs. Qua ho lasciato anche del ferro. Quindi ragazzi, questa cosa qua è un, possiamo dire, un'intersezione di questa bellissima, in questa bellissima mappa della miniera abbandonata, la miniera fantasma di Minecraft Pocket Edition. Che devo dire, è veramente una scoperta per me eclatante, perché io ho sempre saputo, e questo sempre lo potrò affermare, che quando si trova questo, possiamo dire, dungeon, non so se chiamarlo dungeon, se non voglio trovarmi dei dislike, questo qua non è un dungeon, si trovano sempre e soltanto materiali e cose buone, e anche però si può trovare della morte, per il semplice motivo che ci sono cunicoli infiniti, bui pieni di ragnatele,
con tantissimi mob che cercheranno di stuprarvi e farvi male, come questo qua. E io, ragazzi, come sempre, non ho a mano la mia sword, ma c'ho il piccone. Perché usare la sword, ovviamente? Ok. Qua cerchiamo di non essere, possiamo dire, arati dal creeper, perché essere uccisi dal creeper è veramente molto, possiamo dire, deprimente e anche brutto, perché cioè, venite proprio insultati, tipo sei morto da un creeper, sei sfigato. Quindi ragazzi, spero che in questo video riuscirò a trovarvi almeno un pochino di diamante, ci sono soltanto creeper e altri mobs ostili. Qua c'è un altro zombie bastardo che mi ha tolto tipo tre quarti di vita, che cercano di uccidermi. Ci provano in tutti i modi, ma io sono veramente fatto d'acciaio. Allora, ragazzi, qua andiamo avanti. Qua cerchiamo di non farci troppo male, anche se, vabbè, io sono anche deficiente perché mi butto senza preavviso proprio alla spartana. E vabbè. Me la sono cercata. Qua si va sempre più giù. Si va sempre più giù. E la cosa vedo in lontananza? Cosa vedono i miei occhi? Vedono materiali. Materiali che sono sempre, possiamo dire, benvenuti nel mio, nel mio corpo. Perché alla fine i materiali se li mette tutti nel corpo. Cioè, questo qua va avanti con tipo 400 cubetti nel culo. Vabbè, è lui lo sfortunato. Noi giochiamo. Ok. Vabbè, dopo questa mia perla di saggezza che non trovate in nessun'altra parte, un youtuber che fa queste, possiamo dire, battute squallide e stupide allo stesso tempo, faccio essere meno ridere di te, voi. Anche in italiano mi sto ricominciando a parlare. Qua se mi butto muoio. E quindi io cosa faccio? Mi butto, ovviamente. Perché io rischio il tutto per tutto, tutto soltanto per voi. Qua intanto sono sicuro che non mi ricorderò la strada e possiamo dire, perderò, ma mi perderò in un posto abbastanza fornito di materiali, quindi mi va anche bene. Cosa abbiamo qua? Abbiamo della lava, la lava che è sia una buona cosa che una cosa brutta, perché lava uguale morte, lava però è anche uguale diamanti, diamanti è uguale figata. Questo pezzo di merda deve morire. Due pezzi di merda, tre pezzi di merda. Ok. Cerchiamo di non morire proprio in maniera brutta. Mangiamo un attimo la patata. La patata salva la vita agli uomini. Questo lo sappiamo. Ok. Questa era squallida, vabbè. Qua mi sa che spawnano. Dio. Ok, ragazzo, adesso tu zombie per favore, non mi hanno fermato 10 dei tuoi amici e non tu riuscirai neanche a, possiamo dire, fermare il mio cammino. Ok, qua siamo tornati al punto d'inizio dove ho trovato l'oro e ho trovato la morte. Ragazzi, questa qua è la cosa brutta di Minecraft. Non sapere mai cosa vi aspetta. E a me mi è aspettata la morte. Intanto i creeper qua si fanno esplodere, tipo. Sì, io ti ucciderò. E si uccidono anche loro. Bene, ragazzi. Quindi, ragazzi, penso che per oggi possa essere tutto. Quindi, vi ricordo di mettere un mi piace, un commento, di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, andate a vedere i miei precedenti video per avere uno sprone in più. Da qua è tutto, play channelita e ci si vede in un prossimo video.